La Giunta ha dichiarato lo stato di calamità per tutte le zone del Crotonese, del Cirotano, tutta la zona di Corigliano Rossano e di tutti i comuni che sono stati colpiti dall'alluvione. La presenza ieri del ministro Boccia è stata un altro segno importante della vicinanza del governo. Insieme all'amministrazione comunale e provinciale, sia di Crotone che di Cosenza, staremo vicino alle popolazioni, alle aziende, alle imprese che hanno subito dei grossi danni. I tempi saranno quelli che dettano chiaramente le procedure, però noi le abbiamo messe subito in atto proprio per evitare quelle lungaggini che in passato hanno offeso doppiamente tutte le persone che sono state colpite dalle calamità. Infatti noi ci riferiamo proprio all'alluvione che abbiamo già avuto nella nostra città e noi siamo ancora in una situazione che non si è conclusa. Se pensiamo anche al piano Versace, sono state fatte tante cose ma non è venuto proprio per evitare questa situazione ci siamo messi subito in moto e siamo qui oggi con tutta la Giunta proprio per non solo dare un segnale, perché qui i segnali li hanno dati un po' tutti sempre, ma sono rimasti solo dei segnali. Quello che è importante è proprio condividere assieme all'amministrazione comunale, alle amministrazioni provinciali, il percorso più rapido perché tutti quanti possano essere intanto risarciti e ristorati rispetto a questa situazione.